Ciao a tutti, bentornati. Questa è la seconda puntata dei replay commentati di Dawn of War 2 Retribution 3.16, la versione. E questa è la sesta volta che cerco di registrare questa intro perché continuo ad avere problemi con il volume della voce del microfono, nonostante tutte le impostazioni siano a posto. Dopo qualche secondo io non ho ancora capito se Fraps o se il gioco o se il microfono mi taglia la voce pian piano, me la soffoca come se mettessero un fazzoletto sul microfono e come era successo anche nel primo replay per poi riprendere solamente dopo un po', quindi ho dovuto rifarvi la intro. Il gioco che andiamo a vedere oggi è una partita particolarmente interessante per l'applicazione di una tattica molto originale che ho visto applicata con successo solamente in questa partita da un giocatore particolarmente in gamba che si chiamava Selune, sicuramente con una certa esperienza. Vedete la sua army level 60, il ranking non si vede nei replay. Posso dirvi che Maniac, il mio socio, giocatore molto skillato tedesco, intorno al 2000, io sono intorno al 1000, fra 1500 e 1600. Se l'une era sopra il 2000 e a Fonkin sinceramente non me lo ricordo, un giocatore discreto, ha tenuto testa al mio alleato, ma non ha certo fatto la differenza nella vittoria o nella sconfitta per questo gioco. La mappa, Median Cliff Mines, mappa a cui sono affezionato perché ci ho giocato la prima partita online, caratterizzata da un sacco di azione nella zona centrale della mappa stessa. E 2 punti di energia facilmente basciabili, quelli giusto immediatamente di fronte alle basi stesse, questo e questo. Che dire, mappa asimmetrica, molta azione al centro, molta azione laterale. Noi ci troviamo, io mi trovo in posizione 1, Maniac in posizione 2, Selune di fronte a me e la Guardia Imperiale in posizione 4. Andiamo a cominciare. Vediamo delle build classiche, tattica per me, tattica per Selune, shoota per Maniac che è un warboss in questa partita e Sentinel per la Guardia Imperiale di fronte a Maniac. Punto vittoria e energia per la Guardia Imperiale che proprio va per un Sentinel, mentre il mio alleato propende per un Shoota e la Guardia Imperiale produce un'altra Infantry Squad. Credo che qui avverrà il primo engagement. Sentinel tira dritto. Orchi contro Sentinel, Sentinel si ritira. Dall'altra parte è già successo in realtà il primo engagement, vedo con Selune che arriva molto vicino, arriva al mio punto vittoria di fatto. Sfrutta molto bene la copertura delle offerte al territorio, i Marines dalla copertura vengono, attaccano molto offensivamente, di fatto le nostre forze sono uguali con la differenza degli scout, i miei però sono in copertura pesante, lui spinge sull'eroe, focalizza il fuoco sull'eroe, perde uno scout, non si ritira, va solo via, si allontana solamente, infatti torna poi a fare fuoco di appoggio. E temo che vincerà questo scontro costringendomi a ritirarmi, infatti così è. Vediamo come va dall'altra parte. Nel frattempo Maniac anzi ha già conquistato tutto il centro, questa è un'ottima notizia. E la Guardia Imperiale invece, ecco, questa è la zona in cui vi dicevo prima dell'introduzione, tipica situazione in cui vale la pena di attraversare questo terreno e andare a dare fastidio a questi generatori sfruttando eventualmente la ritirata dell'avversario. Vediamo la reazione degli orchi. L'eroe continua a catturare, 2 squadre si avvicinano per dar fastidio, però non sono pochi, non sono pochi queste guardie imperiali. Vediamo che Selune ha già prodotto un secondo scout, quindi abbiamo eroe, tactical e 2 squadre di scout, di cui una tra l'altro mutilata. Tactical con lanciafiamme che è venuta addirittura sui miei generatori, è venuta a baciare i miei generatori, quelli proprio di fronte alla base, quindi che io sia un giocatore eccelso, però sicuramente lui
sa il fatto suo e sa come fare micromanagement e come gestire il primo ingaggio sugli immanesi. Il mio ipotecario deve purtroppo ritirarsi nuovamente. Il suo sembra fatto di adamantio, ma è evidentemente uguale al mio. Due tattiche, uno scout contro due scout, un eroe e una tattica. Riesco a dovermi ritirare anche qui per evitare delle perdite, evidentemente. Inferiorità numerica netta, me ne devo tornare in base, d'altronde è proprio qua vicino, qua dietro. La guardia imperiale. La guardia imperiale attacca i generatori degli orchi, che nel frattempo si trovano, non lo so, nel frattempo si trovano qua. Ok, quindi arriveranno probabilmente da dietro a difendere i loro generatori. Vedete che uno probabilmente è perso, infatti è perso. Ce n'è però qua di orchi, ce ne dovrebbero riuscire tranquillamente a rimandare indietro gli imperiali. Io ho costruito un Devastator nel frattempo, nel tentativo di tenere lontano. Qua si combatte ancora sui miei generatori e riesco ancora a prenderle con l'apotecario. Heavy Bolter per i miei Space Marine, Devastator, e già c'è una squadra di sniper, come vedete. Ha conquistato tutto, anche quello di fronte alla mia base. Adesso fortunatamente si riesce a contrastare un po'. Maniac viene in mio aiuto, probabilmente vuole aiutarmi ad arrivare fino a qua. Vedete che ho già di fronte due squadre di scout, tre squadre di scout, di cui due con gli sniper che iniziano a bombardare la squadra Maniac, e già ne prendono, già hanno preso due model kill istantanee. Intanto dei punti stiamo abbastanza subendo, perché siamo 100 punti sotto, 382, 487, anche se in questo preciso momento siamo in vantaggio relativamente ai punti vittoria. Vediamo, le due squadre di cecchini sicuramente se la prenderanno con i miei Space Marine, infatti così è, abbiamo tre squadre di cecchini adesso. Difficile da gestire, cerco di basciare ancora, anche perché sono probabilmente fuori dalla mia portata visiva. Infatti vedete, questa è la visuale che avevo io al momento. Ho impostato la Fog of War sulla mia Fog of War di questo momento. Vedete che io vedo una squadra, in realtà ce n'è tre. Situazione molto difficile, perché appunto tre squadre di cecchini fanno male a livello immediato, tra l'altro, nel senso che nel momento in cui li si vede, come in questo caso, è già troppo tardi. Vediamo dove si dirige con i cecchini, va a evitare che io conquisti questo punto. Però a questo punto è difficile fare qualsiasi cosa, perché se cerco di mantenere una posizione, lui arriva e i cecchini hanno il raggio più ampio di tutti. Vedete che ne ha già costruito anche un quarto, mentre la guardia imperiale sta per passare a T2. I cecchini, dicevo, hanno il range più ampio di tutti, di torrette, di mitragliatori, di tutto quanto, quindi è abbastanza impossibile mettersi in guarnigione di una posizione, perché sarei oggetto immediato delle cortesi attenzioni delle squadre di cecchini. Eccoli che arrivano praticamente di fronte alla mia base e insta killano una squadra di scout. Come avete notato, non ho più gli scout, perché venendo di fronte alla mia base, tre squadre di cecchini adesso si fermano e insta killano una squadra di tactical. Vedete che la strategia dei cecchini inizia a diventare veramente problematica, perché sono molto difficili. Lui muove molto bene l'unità, e sono molto difficili da contrastare, e arrivano addirittura di fronte alla mia base, appena fuori dal raggio delle torrette ci sono queste quattro squadre di cecchini. Appena io mi allontano, ecco, in questo modo Salt Marine, la risposta più ovvia, ci salto in mezzo. Ricordiamoci che lui non ha solamente cecchini, quindi qui certo sì, ne perde un paio tipo,
li ritira, però comunque ha anche altre forze con cui sicuramente può dire la sua. Sono inferiori alle mie, quindi io dovrò sicuramente, cioè scusate, lui dovrà sicuramente ritirarsi in questo modo, però nel frattempo io subito ce l'avevo praticamente in base, ce l'avevo, punto vittoria l'ha tenuto lui e infatti i nostri punti sono scesi ancora, mi ha conquistato l'energia e insomma adesso 5 squadre di cecchini sono pronte, sono in giro per la mappa pronte a bersagliare chiunque si porti a tiro. Vediamo un po' come va dall'altra parte. Nel frattempo abbiamo Maniac che si sta occupando del centro, deve aver respinto la guardia imperiale in uno scambio che mi sono perso. Maniac, come vedete, beh, vi dicevo, è molto bravo, quindi ha spinto molto, ha in mano di fatto il punto vittoria, così come Selune ha in mano il punto vittoria davanti alla mia base, Maniac ha in mano il punto vittoria davanti alla sua base. La guardia imperiale è a T2, quindi schiera una chimera, build abbastanza classica della guardia imperiale, fast stacking fino a T2, chimera, e di fatto è l'unico a T2, noi due ci stiamo poco a poco arrivando, quindi quel mezzo sarà molto fastidioso, quel veicolo sarà molto fastidioso finché non ci costruiamo un antiveicolo. Nel frattempo il punteggio si è un po' riassestato, siamo 364 per noi a 380 per loro, siamo in vantaggio di 2 punti vittoria, ma attenzione che arrivano gli sniper. Guardate l'effetto sull'eroe, l'eroe era, chiamiamolo nuovo di pacca, che era completo. Qui abbiamo 5 squadre di cecchini e si voltano verso gli assault che gli sono saltati in mezzo e con una salva uccidono 2 assault su 3. Sono veramente, hanno una potenza di fuoco incredibile. Il mio eroe, se sta lì ancora un po', morirà, e infatti muore. Così come quell'unica squadra, vabbè, evidentemente da ritirare quanto prima. Come vi dicevo, però non, dal mio punto di vista non si vedono sempre tutti, come vedete, e quindi il range dei cecchini gli permette di stare fuori dal campo visivo, quindi particolarmente dannoso come tattica. E siamo appunto a capo perché di fatto il mio eroe è morto, le mie forze hanno subito per bene e lui sta arrivando in base. Mi metto d'accordo con il mio alleato per usare la mia capacità globale di resuscitazione degli eroi. Eccolo qua, ho resuscitato sia me che lui con un colpo, 2 piccioni come una fava, come si suol dire. E i cecchini sono pronti a fare la festa al mio eroe mentre si ritira in base. Metto in produzione un Razorback e nell'intento di proteggere all'interno del veicolo tutte le mie unità. Mentre lui, attenzione, guardate, cecchini tutti cloaked, tutti infiltrated, scusate, cloaked da StarCraft, uccidono un assault, vengono inseguiti, si girano e uccidono l'altro assault, fine della squadra di assault. Andiamo a vedere come va dall'altra parte. Ecco, mi è uscito il Razorback, nel frattempo eccolo qua, quindi dovrebbe aiutarmi a cacciare indietro tutti questi sniper che si sono nascosti lì in che si sono nascosti